di grande spessore, di grande profilo, che secondo me sarà molto utile, soprattutto cioè per quello che riguarda gli aspetti educativi, storico-culturale, in un contesto in cui ultimamente, soprattutto nella scuola, c'è dell'obbligo, lo sappiamo bene, c'è quanto questo aspetto, cioè questi profili e queste situazioni siano state fortemente trascurate, con i risultati disastrosi che noi abbiamo davanti, sotto gli occhi di tutti. Quindi un grande anche programma, ma soprattutto poi l'aspetto principale, che è un grande esempio, un grande messaggio di chi in questo Paese, nei tempi bui di questo Paese, ha pagato anche con la vita, con il sacrificio della vita, quella di lottare per i valori di libertà, di giustizia e di democrazia e di espressione anche del libero pensiero. Grazie Presidente. Grazie Onorevole Palese. Ha chiesto di intervenire l'Onorevole Pizzolante, che però non vedo in aula, quindi si intende che abbia rinunciato, mentre c'è l'Onorevole Laura Coccia. Prego. Grazie Presidente. Siamo qui oggi per nuovamente per parlare del premio di Vagno, ed è un'occasione molto importante per ricordare il valore della memoria, ma soprattutto il valore di chi studia affinché gli altri possano ricordare. Perché in questi giorni di campagna elettorale molto accesa, spesso si è sentito alzare degli steccati tra noi e loro, noi intesi come popolo, tra virgolette, civile, perfetto, e gli altri intesi come un nemico, e non bene identificato, ma comunque un altro che era al di fuori della comunità, come se noi potessimo essere considerati perfetti, mentre gli altri, dei soggetti che ci vengono contro, ci tolgono la nostra tranquillità. Ecco, se noi studiassimo un pochino di più la nostra storia, scopriremmo, ad esempio, che la nostra è una penisola che propende verso sud, che si immerge nel Mediterraneo, che ne è al centro, e essendone al centro è stata per secoli il punto di approdo, di passaggio di tantissime culture che hanno influenzato non solo i nostri usi, i nostri costumi, ma anche il nostro vocabolario. Parole come algebra derivano dall'arabo. E non dobbiamo nascondercelo, perché questa è la nostra storia e la nostra cultura. E allora è importantissimo istituire un premio per i giovani ricercatori che vanno ad investigare su quelli che sono stati i fenomeni di violenza, così come ne è stato vittima appunto di Vagno, che forse per primo ha subito il prezzo della violenza politica di chi ha tentato di imporre con la forza un'idea, un principio che aveva in quegli anni trovato terra fertile, troppo fertile, e che poi il nostro paese ha pagato con il sangue. Ecco, Di Vagno, Matteotti e tutti gli altri, penso anche a Gobetti, ai confinati, a chi appunto in quegli anni, tra gli anni 20 e gli anni 30, avevano tentato di urlare e di opporsi con tutta la forza ad una violenza di chi appunto voleva descriverci come il popolo che doveva andarsi a conquistare lo spazio al sole, il popolo che dopo la conquista della Libia doveva continuare ad andare ad espandersi ancora, perché non bastava mai. Ecco, questo voler espandersi, questo voler portare un'idea colma di violenza, ha portato il nostro paese
alle conseguenze che sappiamo. E quindi far sì, partendo appunto dal sud, di garantire ai nostri giovani un piccolo sostegno per continuare ad investigare, a scrivere, a scoprire e appunto ad andare a capire anche quali sono stati i meccanismi e perché quell'idea di violenza ha pervaso per 20 anni il nostro paese. È una cosa fondamentale, così fondamentale e importante è poter restituire la biblioteca, così come i fondi, allo studio di tutti, perché la storia non è solamente degli storici e non è solamente degli appassionati. La storia è qualcosa che invade e influenza le nostre vite tutti i giorni e la cultura dovrebbe essere più valorizzata. Io che ho avuto la fortuna, l'opportunità di andare in Germania a studiare, visitare gli archivi, fare ricerca, è, come dire, è il mio lavoro fuori di qui. E ho trovato la possibilità di andare ad investigare proprio nelle pagine anche più buie della storia, non solo tedesca, ma la storia europea. E allora dare la possibilità, dare un contributo ai nostri giovani che molto spesso portano avanti questi studi con le proprie forze, con i propri mezzi. Ecco, dargli un incentivo e dare anche la possibilità alle biblioteche, alla biblioteca e ai fondi di svilupparsi e di essere aperti e di mantenere viva la cultura è sicuramente un qualcosa di molto importante e quindi ben venga questo premio e mi auguro appunto che non ci siano modifiche affinché il testo possa entrare subito in vigore. Grazie. La ringrazio, onorevole Koch. A questo punto non vi sono altri iscritti e dichiaro conclusa la discussione sulle linee generali. Il relatore intende replicare? No. Il governo non intende replicare, immagino, e il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni Palese 1838, Matarrese e altri 1800, Durante e altri 1863, Pastorelli e altri 1864, Fautilli e altri 1865, Labbate e altri 1870, concernente interventi urgenti in relazione all'emergenza fitosanitaria causata dal batterio Xylella fastidiosa che ha colpito gli alberi di olivo in Puglia. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nel calendario. Avverto che sono state altresì presentate mozioni Pizzolante ed altri 1871, Mongello ed altri 1872, Rampelli e altri 1873 e Segoni e altri 1874 che vertendo su materia analoga a quella trattata dalle mozioni all'ordine del giorno verranno svolte congiuntamente. I relativi testi